Torna il gigantesco blackout nel Cadore e nella Gordino. La bomba di 1,5 metri di neve caduta nel Bellunese durante la notte ha paralizzato la provincia e isolato le località montane. 2 metri di neve sui passi e Cortina e la Valle d'Ampezzo sono state irraggiungibili per tutto il giorno. Chiuse le scuole, le fabbriche, comprese la Luxottica, interrotta anche la ferrovia verso Calalzo e sospeso il trasporto pubblico via bus. Del tutto isolata a causa di una grossa valanga a Soffranco e della chiusura dei passi Durana e Staulanza, anche la Valle di Zoldo. È scattato l'allarme crolli per il palaghiaccio di Alleghe, sepolto da una montagna di neve. Oltre 70 tecnici di Enel e 50 di Terna Rete Italia hanno operato per tutta la notte e altri 100 tecnici Enel sono arrivati in giornata. Per le situazioni più critiche si stanno attivando gruppi elettrogeni. Enel Distribuzione, è detto in una nota, ha operato in anticipo allertando tutte le unità operative del Triveneto e facendo confluire gruppi elettrogeni e personale sin da ieri. L'attività di ripristino è stata fortemente rallentata dalla difficile praticabilità delle vie di comunicazione e dal rischio valanghe. Assieme alla neve sono fioccate anche le disdette in parecchi alberghi. Molti hanno preferito non affrontare la bufera.